Siamo arrivati a Rotorua. Ci sono un sacco di geyser, ma la prima cosa che facciamo è questa, la gondola. Adulti, $31, non poco. Yeah, yeah, yeah! Siamo sulla gondola! Abbiamo preso le tre corse, 52 bei dollaroni, e adesso si sale! Skyline! Yeah, yeah! Guardate, cerbiatti, guardate, 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 che meraviglia! Bellissimi! Ah, che splendida visuale di Rotorua! Guardate che roba! Meravigliosa, meravigliosa! Ci siamo già equipaggiati con un elmetto. Questi sono i vari colori per le varie misure e andiamo avanti. Vietato alle donne incinta, vietato a chi ha problemi di schiena, vietato a chi ha problemi di cuore, vietato a chi ha avuto recenti operazioni, vietato a chi è epilettico. Tieni il controllo e stai attento che puoi perdere gli oggetti. Non... un piccolo corso iniziale dove ti insegnano come utilizzare il tutto e poi ci sono tre corse. Quella più a sinistra è la scenica, quella in mezzo è intermedia e quella a destra l'avanzata, che per adesso sembra chiusa. Peccato. Adesso si torna su. Bello, bello, bello. Bello. Allora, adesso il problema principale è che praticamente non so dove mettere la videocamera, perché ho provato a tenerlo con una mano sola, però c'è da tenerlo con tutte e due perché sennò si gira e quindi mi stavo per ribaltare. E penso che lo terrò con i piedi. Terrò la videocamera con i piedi. Boh, adesso vediamo un po' come ingegnarsi. Boh. Arriva questa. Aggancia la doppia. E via andare. Sempre a Rotorua c'è questo villaggio che si chiama Hoinemutu. Hoinemutu è praticamente un villaggio di veri Maori che si integrano nella cultura della Nuova Zelanda. Da particolare da vedere c'è qualche pozzo fumante, qualche camino, qualche terra. Poi la tema del capo, Meeting House, con la sua vetrata molto bella. È un vero villaggio Maori, quindi gratis, free, gratis, quindi non a pagamento. E sulla guida c'è scritto che bisogna visitarlo con cautela, non andando in giro a fare chiasso, perché comunque la gente qua vive normalmente. Guardate com'è decorata con la cultura Maori. Bellissimo. Anche il tetto hanno colorato. E qua c'è la classica lingua fuori della Haka. Guardiamo le vetrate. Sulla guida dice che sono molto importanti queste vetrate. Effettivamente sono belle, sono particolari. È a piombo. Bello.
presto e caldo. Bello caldo. Qua c'è un'altra casa Maori. Poi c'è questo bellissimo laghetto. E qua un'altra sorgente solfurea. Che dice? Molto molto bello, c'è una pace incredibile. Calda. Santa Fede Anglicana nel villaggio Maori che c'è a Rotorua. Contiene, è tutta fatta in legno e contiene i tradizionali kutukutu, che sono dei pannelli in legno ricamati di fibra di lino, e ci sono delle pergamene decorate e delle vetrate, e in una di queste è rappresentato il Cristo che cammina sulle acque del lago alle spalle della chiesa con un mantello Maori. Ma ditemi quale altra chiesa all'ingresso ha un camino fumante? Solo questa. In questa chiesa si può entrare solo tramite donazione, cioè se dai un'offerta, quindi noi non siamo entrati. E la cosa bella è che fanno la messa la domenica alle 9 sia in Maori che in inglese, quindi in entrambe le lingue. C'è una nave bellissima, adesso ve la faccio vedere. Did you come from Auckland? Yes. Pozze fumanti a tutto andare. Mi scottano i piedi. Porca boia. Si sente? Sì. Guarda lì. Anche qua, se non stai attento, bruci, eh? Sì. Pozze fumanti. Questi sono i prati newzelandesi. Questi. Area geologica. Sanatorium Reserve. Vediamo Simone che tenta di chiudere l'ombrello. Per il momento ombrello 1, Simone 0. Proviamo con due mani. Iniziamo con un colpo di tosse. Benvenuti a Rotorua. Rotorua è anche chiamata Sulfur City perché c'è puzza di zolfo. Allora, se siete in passeggio per la Nuova Zelanda, venite a fare un giro a Rotorua. Quasi 3 milioni e mezzo di visitatori all'anno. È una delle località più turistiche della Nuova Zelanda. Perché è famosa? Perché ci sono geyser, pozze ribollenti, acque sacre e tante attività tradizionali dei Maori. Ci sono due o tre villaggi a pagamento e ce n'è uno anche gratuito. Allora, qualcuno dice che Sulfur City, quindi Rotorua, si sia adagiata sugli allori perché c'è tantissimo turismo e gli alberghi hanno iniziato a crescere a dismisura,
e quindi si è fermato un po' rispetto alle altre città vicine come modernizzazione, e le cose turistiche sono state lasciate tutte come un tempo. È molto bella, ci sono tante cose da visitare e adesso andiamo a vedere un po' le sue pozze bollenti. Piscina calda, caldissima. Dietro c'è il lago, vedete che colore è strano che ha. Pozza bollente. Attenzione, area termale. Vi scottate i piedi. Questo è il museo di Rotorua. Peccato che non lo possiamo visitare perché è chiuso. Ha una struttura Tudor e rappresenta la storia di Rotorua. Vengono rappresentate dei dipinti in legno, delle sculture e dei tessuti di lino, e espone anche la storia del 28° battaglione Maori che combatte durante la seconda guerra mondiale. Comprende anche alcune delle gallerie d'arte e dei bar. In origine il museo era una sede termale dove praticavano anche cose estreme, per esempio i bagni elettrici, però non li possiamo vedere perché è chiuso. Siamo davanti al Blue Bath, dei bagni che furono inaugurati nel 1933 e poi furono inspiegabilmente chiusi dal 1982 al 1999. Adesso ospitano delle piscine riscaldate all'interno, quindi si potrebbe fare il bagno all'interno. Non proprio qua dove vi sto facendo vedere io, ma qua. Blue Bath. Tutto il palazzo, dentro c'è la piscina. Il prezzo è $11 per gli adulti. Poco. Vicino al Blue Bath c'è il Rotorua Bowling Club. Vediamo i suoi partecipanti. Sono tutti kiwi, tutti maori. Tranne qualcuno che si vede che probabilmente è di origine inglese. Qua il bullying è preso molto seriamente. Qua l'interno del club con tutte le coppe che hanno vinto. Bello. Tourist Visitor Center di Rotorua. Qua dentro cambiano anche i soldi, danno un sacco di informazioni. È pure una bella casetta. Bella. Allora, questo è uno scheletro di kiwi vero. E questo è un uovo. Praticamente, guardate le immagini, queste qua sono le gambe e tiene tutto il corpo. Praticamente per fare questo sforzo, per avere questo uovo enorme, ci vuole uno sforzo enorme. Loro mangiano per prepararsi a questo parto e dura 7-10 giorni per svilupparsi. Poi l'uovo viene covato e praticamente poi non mangia più niente, perché quando c'è l'uovo non c'è spazio proprio per il cibo, infatti dimagrisce tanto. E il più del 99% hanno le uova. Andiamo a vedere kiwi! Yuppiu!
Dal 2012 al 2014 sono stati lasciati 24 kiwi. Allora, facci vedere, aspetta, allora, aspetta, torna su. Un maschio di un anno, una femmina di un anno, tutte di un anno. Chirp aveva 2 anni, vai. Tutte femmine. Vai, 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 vai. Ecco, maschi. Nelle foto mi sembrano tutti uguali. Stranissime le piume. Pensa a te, un vero naso lungo, un nasone. Gli artigli. Abbiamo visto questo noi. Ci sono tutte queste altre cose da vedere. Bene. Si sente di pesce e di fiume? C'è un buco sta vasca qua, questo è ben strano. Queste qua sono le trote. La trota arcobaleno, la trota marrone, la trota tigre, vediamo che è tutta striata, e le trote del Nord America. Guardate cosa abbiamo qua, la papera dalle piume blu, esattamente quella che c'è sui 10 dollari neozelandesi. Eccola qua, eccola qua. Guardate che bella, rimangono solo 2.000-3.000 esemplari. È a rischio di estinzione. Oh, che verso fa? Secondo me ci vogliono cacciare fuori da questo posto che sta chiudendo. È a rischio di estinzione. E il colore blu, che poi sono dei riflessi blu, è perché così si camuffa bene con il surrounding, con l'ambiente circostante. Queste sono in cattività. Abbiamo appena visto degli alberi enormi, giganteschi. Uno. Sono mega giganteschi. Kiraru Park, davanti a noi il parco pubblico di Rotorua. È un parco molto grosso dove ci sono pozze fumanti, geyser ribollenti e laghetti caldi 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 caldi. Situato proprio fuori dal centro di Rotorua, è un parco gratuito. Vale la pena di visitarlo perché è bello. Che strane cose che fa il vento. Cosa possiamo dire? Che sembra di essere un tortellino mentre cuoce in quella roba dei cinesi, quella di bambù, no? Che cuoce al vapore. Che spiegazione. Colori. Questa è bella calda, eh? Wow! Che spesa! Ciao! Bellissimo!
l'acqua caldissima e il vapore sale. Adesso è arrivato il vento e ha spostato tutto. Wow, bellissimo. Fico, La mia ombra nello zolfo, invece a destra, vabbè, ciao, a destra non si vede nulla. Wow, pozze fumanti di fango ribollenti. Wow. Cadi lì, ti fai male. Blu blu blu. Pozza bollente. Fango e acqua. Una? Miscuglio tra fango e acqua. Bolla, eh? Incredibile. Pieno. Qua c'è anche una vasca per mettere giù i piedi. Però ci hanno appena detto che non è caldissima. Accidenti. Questa è fumante, fuma, 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 fuma. Bella. L'ultimo laghetto che si divide in due, perché viene diviso da questo ponte dove sono io. Ecco qua. Questa è l'altra parte